Il Rai ancora in battuta all'Atletico, che invece cerca disperatamente una vittoria per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Amici di Fair Play, buonasera dal Trinacria, ore 22, anzi 22:22 precisamente, per Rai Atletico, uno dei match che è stato uno dei più belli del girone di Liga. Due squadre di Liga si rincontrano entrambe questa sera, ma è valida stavolta non per il girone di Liga vinta dal Raio, che è la campionessa in carica, ma per il girone di Champions, terza giornata, Rai Atletico, sette di mano tra i capitani Castelli e Donato. Atletico che torna al completo, eccetto per il portiere, che stasera è Valerio Leo, solitamente si affida a serie quando manca Trezza. E quindi Leo, Castelli, Cristian e Andrea Spitaleri, con Redman, Marco Gaeta, che tornano in esposizione, insieme a Riccardo e Ragusa. Poi Donato, Ricco, Schimmenti, Aloisio, Piccione, Di Fatta, Priolo e Flavio Bianco, batta la panchina. Cari Mejri. È il direttore di gara Peppe Lucia, siamo pronti per cominciare sull'altro campo. C'è adesso anche Betis Inter Piccioni in panchina insieme a Mejri. Questo è un nuovo Rino Champions. Buonasera. Sempre un certo effetto entrare in campo. Sono pronto a intervenire. L'intro della Champions. Il calcio inizio di questo posticipo. Partita questo calda e non per i Caldarella. Monday night. Il calcizio batterà il Rayo Vallecano. Ancora qualche annotazione da aggiustare per Peppe Lucia. Poi si partirà. Rayo ancora imbattuto in questo torneo. Viene da due vittorie contro il Newcastle e contro la Roma, che ha trovato appunto il pareggio contro il Newcastle all'ultima. Buona la prima per l'Atletico, che ha battuto il Chelsea, poi ha trovato la sconfitta nel recupero mercoledì contro la Lazio, che è una delle formazioni più insidiose e forti di questo obiettivo antigirone. Ha trovato la sconfitta contro la Lazio, appunto. La prima sconfitta del loro girone di Champions, Lazio che è però in contemporanea Fabio Carofa con Dani Terranova dall'altro lato. Nel frattempo si aspetta la contemporaneità. Due grandi partite, senza dubbio. Si aspetta la contemporaneità per questo Lucia, aspetta. Perché non fate diretta gol? Bello diretta gol. Bello diretta gol. Detta quello è proprio per ludopatici. Si comincia! E adesso sì, forse Lucia ha finalmente sistemato tutto quello che gli serve per cominciare per la partita. Tutto ok per Valeleo, tutto ok per Donato. Due veterani, comincia. Rayo Atletico. Primo possesso della Juve Recano con Aloisio, Priolo, pressing di Castelli che inizia come punta. Ricco con lancio lungo a cercare di fatta, che avrà un osso duro, che è Spitaleri, che è stato il migliore in campo contro la Lazio nonostante la sconfitta. Bianco, grande ritorno in mezzo al campo per lui. Cioè Schimenti, Bianco accelera, passo Gaeta, prova subito la conclusione! Deviata, subito Flavio Bianco è rientrato, è tornato e porta in vantaggio il Rayo Vallecano su una sgasata. Calcia, la deviazione lo aiuta. Rayo Vallecano in vantaggio dopo soli 32 secondi. Grande partenza del Rayo Vallecano per questo pallone schizzato veloce. Bianco mette il turbo. La deviazione beffa Valerio Leo per 1-0. Spitaleri invia questo pallone più lungo che può fare per Donato. Aloisio, pressing di Spitaleri, pallone ancora in mezzo per Schimmenti, duello con Castelli, arriva il raddoppio di Redman, poi Ricco, gran palo in verticale per Di Fatta che si appoggia su Spitaleri che lo contiene molto bene. Di Fatta lascia il pallone, Redman risolve, poi Ragusa che oggi gioca a destra, deve spazzare via. Parte la panchina Riccardo Gaeta, quindi comincia con una specie di falso 9 l'Atletico Madrid, che è Castelli che ormai con l'assenza di Gaeta, che è stata per 3-4 giorni circa per un problema alla costola, si era adattato bene come punta centrale. Rimpallo con la palla che arriva ad Andrea Spitaleri, contro due, gran recupero di Aloisio. Priolo prova a disimpegnare, ancora la pressione di Spitaleri, Priolo se la cava. Aloisio che ha segnato nella partita di girone. Ricomincia Donato, il Rayo dopo il vantaggio adesso gestisce molto bene. Grande partenza del Rayo che vuole, contiene la striscia di imbattibilità, è l'unica squadra imbattuta in questo torneo. Lazio ha trovato una sconfitta. 2 invece per lo United. Schimmenti, unico pareggio col Siviglia. Qui Donato rischia, ma se la cava. Castelli si arrabbia perché vuole più collaborazione e la pressione.
si abbassa Schimmenti, Ricco pressione ancora di Castelli, gran palla in verticale per Di Fatta, poi Schimmenti pensa a destro, lo prova Schimmenti, colpisce Gaeta, ancora il raio col destro di Ricco, pallone alto sopra la traversa, ha preso un colpo Schimmenti, pallone alto sopra la traversa. Castelli va a cinciarsi le condizioni di Natale Schimmenti, che nel modo di calciare ha preso un colpo alla nuca involontario. Beggio Castelli, punizione, cioè rimesso al fondo per Radio di Madrid, perché comunque aveva già calciato in porta. È come essere in Iraq praticamente. Andri, non devi passare davanti vicino, come si blocca. Redman torna anche a disposizione, era mancato tanto contro la Lazio, mancava sicuramente un perno a centrocampo, oltre che un giocatore prolifico, è stato il capocannoniere del girone di Liga. Mi sento sul fronte praticamente. Spitaleri, bello il controllo, Aloisio corpo a corpo, poi Redman lo stoppa, la rimessa è comunque per il Vallecano. Partita su altro campo anche Betis Inter e l'Inter subito passa in vantaggio. Diretta gol. Di Fatta, Redman palla che spiove, ci mette la testa Redman, il fallo è chiaramente di Luca Di Fatta. Punizione, ha battuto rapidamente Castelli. Redman con l'esterno, Priolo anticipa. L'altra parte non c'è nessuno, è l'Atletico, Aloisio, grande disimpegno, arriva Schimmenti che a campo, a destra arriva Bianco, Schimmenti lascia Flavio Bianco e cerca l'imbucata per Di Fatta, che non tocca il pallone ma la palla tocca il palo. Si salva Atletico Madrid, un passo allo 0-2 il Rayo. Castelli contro Ricco, c'è Gaeta, 2 contro 1, Castelli cerca di passare e passa molto bene, grande triangolazione, Castelli va al tiro praticamente, non so se volesse crossare o tirare, comunque palla facile per Donato, grande lettura di Redman, ha conquistato un pallone alto da Atletico Madrid, Redman con Mancino, non c'è deviazione, palla larga, prova la reazione del Atletico di Madrid. Con Castelli che ha sfrecciato molto bene sulla sinistra. Sì, a me pure ha scritto. Spitaleri, arriva Schimmenti prima, che governa questo pallone. Pietro Ricco, passati 4 e mezzo, Rai in vantaggio con i gol nei primi 30 secondi di Flavio Bianco, su deviazione. Al rientro in campo è subito titolare. Schimmenti, gioca molto bassa impostazione, Atletico sempre in pressione, ma il Raio con pazienza sceglie di girare a destra e a sinistra. Ricco prova a sfondare su Castelli, Ricco spesce il pallone avanti, c'è la vicina posizione insolita, cerca l'imbucata per Di Fatta, gran lettura di Cristiano Spitaleri. Andrea Spitaleri, largo celebrissimo Castelli, riceve il capitano che guarda la porta, punta Ricco, cerca di delogare con Spitaleri, rimpallo non gli fa arrivare il pallone, poi Bianco finta su Redman, prova la sterzata a Bianco, Redman prende secondo Lucia la caviglia di Bianco, punizione per il Rayo Vallecano. Con astuzia guadagnato questo flow da Flavio Bianco. Schimmenti con la punta prova ancora a dialogare con Bianco, che va in zona tiro, resiste la carica di Castelli, passa su Gaeta, triplicato Bianco ancora con Schimmenti, alla fine Gaeta interviene pulito, poi Aloisio sul fondo, bella idea di provarci subito. Bello anche il 5 fra due grandi, fuori classe Castelli e Bianco. Redman all'indietro da Ragusa, Marco Gaeta, pressione di Bianco, c'è Redman, triangolo, Gaeta tocca male, trattene palla in campo, cerca Andrea Spitaleri, brutto controllo, ma brutto controllo anche quello di Priolo, ha riconquistato Castelli che mette il turbo, salta Aloisio, arriva in chiusura Ricco, puntualissimo. Redman, pressione di Schimmenti, Redman prova a danzare sulla linea laterale, la tiene in campo, Ricco tocca per ultimo, Schimmenti riesce a evitare il corner. Poi ancora nello stretto il Raio, Schimmenti prova a cavalcare contro Castelli che fa un blocco regolare. Allora Redman trova Spitaleri che ci prova col destro, che non sarebbe il suo piede, ma calcia molto bene, precisa. La palla è fuori di poco. Pietro Ricco, arrivata la prima mezza occasione anche per l'Atletico adesso. Schimmenti, largo Aloisio, Schimmenti rinuncia a servirlo, sterzata all'indietro. Priolo, sempre il Rayo in possesso, con pazienza perché l'Atletico è ben chiuso dietro, ancora senza Zarcone. Priolo,
lascia sempre il compito di impostare a Natale Schimmenti. Priolo, Pietro Ricco, ora Schimmenti. Pallone in verticale per Di Fatta contro Di Petto, Valerio Leo è uscito bene, poi Di Fatta nel modo di allungarsi colpisce Valerio Leo involontariamente. Serve una casacca, Ricky. Blu, dice l'arbitro. Gialla. Si è alzato Valerio Leo. Blu zero, c'è gialla, fucsia. Diglielo. Gialla, gialla. No, perché serve a quelli dall'Inter. Castelli. Di Fatta pressa bene. Spitaleri. Prova ad allargare per Ragusa. Che riesce a tenere questo palo in campo. Spitaleri. Bell'anticipo di Priolo, poi Di Fatta con la sponda precisa su Schimmenti. Che è chiuso a due. Questo è ricominciare su Aloisio. Ragazzi, per favore. Ricco. Bianco. Arriva Schimmenti che prova a passare in mezzo a due. È chiuso bene. Schimmenti deve ancora retrocedere. Prende botta Schimmenti ma resiste. Tunnel su Ragusa. Redman. Chiusura puntata in laterale. Prepara il cambio. Vedi tu. Pronto a entrare Gaeta. Priolo prova a giro da lontano. Eravamo troppo distanti anche se Gabriele Prione ha fatti tanti gol da fuori. Esce Castelli, entra Riccardo Gaeta, centrale attacco in suo ruolo originale. Gaeta passa su Ricco, adesso contro due, Gaeta prova a resistere solo Isio, poi ancora contro Priolo, cade a terra Gaeta, non c'è nulla. Secondo l'arbitro, quella che esce attento al fondo, grande proiezione da parte di Priolo, pallone che esce in alto, Andri sposti di fuori. Ricco. Meshgri. A posto, a posto, a posto. Ricco con le mani. Si appoggia ancora Meshgri su Gaeta, poi spazza via Ricco. Pallone che esce fuori. Lucia si lame, anzi Gaeta si lamenta Lucia, ma Lucia vede il tocco, calcio anche per il Raio. Meshgri, l'appoggio su Bianco e metti il cross basso! Arriva Piccione, anche lui ne è entrato. Non arriva all'impatto, Riccardo Piccione è rigore. Spitaleri, Piccione rientra, poi ancora Gaeta corpo a corpo anche con Ricco. 8 posizione numero 5. Piccione si lamenta. È una bella spada Gaeta che è riuscito persino a conquistare un corner. Spitaleri sul secondo palo a cercare Cristian. Spitaleri ma troppo fretta per Andrea che ha calciato velocemente. Donato. Sempre 1-0 Raio dopo 11 di gioco. Ma l'Atletico piano piano sta studiando la situazione. Piccione rischia di lasciare il pallone lì, se la cava e trova sull'altro fronte Ricco. Gaeta, bella scivolata, la palla che finisce su Gaeta. Ricco più o meno in contrarianza adesso Marco Gaeta. Ricco ricomincia da Carlo Donato, che abbassa Karim, riceve lui. Ricco, Schimmenti, palla scomoda, riconquistato Gaeta, 1-2, Marco Gaeta calcia! Cercando la porta, era molto defilato, era arrivata la copertura di Ricco, ma non trova la porta, il numero 17. Se non intendiarsi molto il sistema, mentre il Ragusa lascia il posto a Castelli, che torna nel suo ruolo originale. Schimmenti, Ricco, pressione di Gaeta, Ricco la spedisce avanti. Piccione. Castelli sbaglia il tocco, la palla è comunque buona per Spitaleri contro due, per proteggiarsi Schimmenti la riconquista con l'aiuto di Meshgri e il Raio può ripartire in 4 contro 3. Pallone largo per Piccione che cerca di mettere il pallone in mezzo, la colpisce al piede d'appoggio, si fa, no, rischia di farsi male, ma questo è il numero 6. Pallone in verticale per Spitaleri, Donato con esperienza da scelto di sorella.
siamo. Natale Schimenti. Bravi, bravo. Meci si gira bene. Ma ricomincia da Priolo. Donato con molta pazienza il raio. Molto vicini anche, sicuramente sono molto più alti. Questo è fuori di fatta, quindi manca un pivot su cui appoggiarsi anche di profondità. Tra l'altro manca Sblandi, che è l'alternativa a di fatta, e manca anche Miraglia, che è tornata a Milano, che è l'alternativa a entrambi. Sblandi che è fuori per infortunio. Rinvio di Donato, cerca Piccione, la palla è lunga, troppo lunga. Piccione non può arrivare, ottiene anche la proiezione di... Castelli, Leo, Gabriele Redman, anche lui in aria, la Schimmenti a impostare. Spitaleri, bello il cambilato, Piccione in vantaggio su Spitaleri, poi spalla a spalla con Castelli che vince il duello. C'era Gaeta, c'è anche adesso, allora un po' di campo Marco Gaeta per andare. Però passa su Mejiri, serve Riccardo Gaeta, cerca di far passare questo pallone ancora per Marco Gaeta. Raggiunto Aricco, poi Mejiri, in disimpegno c'è più il tacco su Gaeta. La palla passa intelligentemente per Bianco, una sorta di elastico inverso di Bianco e poi regali il pallone all'Atletico di Madrid. Con Spitaleri, che vuole il sinistro! Si è acceso bene, andrà Spitaleri, non trova la porta ma sta prendendo le misure. Va corretta la battuta di questa rimessa a fondo. Mejiri va via molto bene. Poi scrissa Spitaleri. C'è Redman in disimpegno per la risolvere. Rischia di regalarla a Karim. Quella che spiovere, ma è intervenuta. Per il falling in gamba tesa di Karim che protesta. Ma la gamba era in un'altezza troppo alta, in gioco pericoloso. Redman allarga su Marco Gaeta. Siamo dall'altra parte. Ancora Redman. Gaeta cerca lo spunto da solo contro uno, contro due. Prova a calciare. Ricco lo sbilancia, ma quasi lo tocca. Vorrebbe il calcio angolo. Gaeta lo ottiene. Vediamo. Non ho capito se è angolo o no. Rimessa al fondo. Ritto. Donato. Occhio qui alla pesta di Redman. Mejiri contenuto, poi Gaeta prova. Passato qui, arriva il giallo per Mejiri che protesta. Qualche pelo di troppo, giallo per entrambi, anche per Mejiri che qui si è allacciato. Spitaleri, passa lì Vaccarieri con Lucia. E Lucia va a chiarire. Iniziamo il raio. Siamo, scusami, se sto qui. Allora, facciamo 17. Io adesso sono pronto a lanciarmi. No, lascia. Però guardi, sono con lui. Che cosa qua? Non so, siamo 17. Ricco cerca lo spunto su Gaeta, pressato Ricco, cerca di girarsi, passa bene Ricco con un rimpallo. Bianco nasconde il pallone a Spitaleri che commette fallo. Ha rischiato Bianco di perdere il pallone, però è stato bravo. Fla tira ed esci. Ricco Bianco sul pallone. È già pronto al cambio, sono le istruzioni di fatto, ma batterà questa punizione. 18.
Ancora 7 a giocare. Va Bianco! Leo con il piede, poi me giri di testa, pallone alto sopra traversa. Torna! Castelli chiede calma a Valerio. Rientra di fatta. Redman sbaglia il controllo, la pressione di Karim, ma c'è la rimessa per il raio, per il controllo sbagliato da Gabriele Redman. È stato io che insegue il pareggio. Ricco si appoggia su Schimmenti. Priolo, Donato. Ora Priolo. Schimmenti fornisce una soluzione, ma Priolo vuole andare ancora dietro. Te dico, ben rannicchiato, ben sistemato nella propria metà campo, anche oltre adesso ha alzato un po' il baricentro. Piccione rischia qui su Spitaleri, perde un brutto pallone Riccardo Piccione, può approfittare Spitaleri che va da Redman, che torna da Spitaleri che non calcia, appoggia il piede sul pallone, gran chiusura di Ricco che fa uscire anche il raio Alecano, che può andare con la corsa di Schimmenti, diventa scheda con l'Atletico. Schimmenti va da solo, cavalca, tocca di sola, poi mette in mezzo con l'esterno Leo con l'uscita in anticipo su di fatta. Castelli, è partito il numero 10 che è veloce, punta Piccione, prende il fondo, prova Castelli, calcia male il 10. Ha avuto una grande prateria, poi è andato male con questo. Che sociale. Piccione avanza, Piccione che ha cambiato fascia, cerca il pallone centrale per di fatta che cerca lo scambio con Meciri, chiusura pronta sempre di Cristian Spitaleri che difende come al solito egregiamente. Piccione con le mani in aria, di fatta cerca coordinazione, poi Eloiso sul secondo palo, pallonato involontario a Castelli che va a murare molto bene. Non è 2 minuti, ma è possibile? Che è già 24, siamo. Comunque il tempo passa subito, non ci si diverte. Ma che 24? Siamo a 19:30. 24 è la diretta. Gaeta voleva contare questo pallone, ma tocca. Regala rimessa tra Raio Valecano, tra l'altro in attacco. Meciri chiamavano un cambio con l'Atletico. Meciri sbaglia il controllo per aggiustare Ragusa e la porta via. Poi Redman, Piccione, poi Meciri. Leo ha respinto. Ancora Redman. Meciri riconquista l'alta, mette il pallone in mezzo, di fatta ha bucato clamorosamente l'impatto col pallone, poi Loisio, Redman ci mette il piede, vedete che l'ultimo tocco è dello stesso Loisio, quindi ha rimesso per l'Atletico che adesso prova a uscire. Gaeta passa su Ricco, Gaeta con la palla che rimbalza, ha pensato troppo ad andare di potenza senza pensare ad angolarla bene. Grande occasione per l'Atletico. Redman scarica di prima su Ragusa. Eccolo Redman che può accenersi con la mattella. Va a giro! Forse in un cross per Spitaleri. Che aveva solamente accennato il movimento che voleva Redman. Ricco, Piccione. Pallone in verticale sempre per di fatta, Castelli lotta, poi riesce a servire Redman con la scivolata di Piccione sul pallone. Guarda che schizza che tenta su Valerio Leo. Ci sono ancora 4 a giocare, 21 sul cronometro. Spitaleri, c'è Ragusi in appoggio liberissimo, servito il 69. Controllo, poi palla dall'altra parte per Spitaleri, veloce ma controllata molto bene dal numero 80. Che cerchi il dialogo con Gaeta, sbaglia la palla comunque, torna al numero 9 oggi senza maglia. Vai il tocco di ritorno, rimessa Raio. Partita adesso che si è abbassata di ritmo. Meciri, Piccione e Ricco che adesso comanda come centrale di difesa. Che segreto, sta mettendo in difficoltà. Schimmenti, Piccione alza la testa, vediamo se cerca di fatta. Sì, lo va a cercare, c'è un doppio. Una doppia pressione. Castelli addosso a Meciri, vince l'impallo, ritrova il pallone e può partire. Tocco di sola di Castelli che aspetta la pressione. Può andare Castelli ancora contro due sul Piccione. Passa Castelli molto bene. Castelli va di punta. Donato in due tempi ha fatto una grande cosa. Castelli, una gran giocata. E poi ha calciato. E poi ha calciato male con la punta. È arrivato forse un po' stanco alla conclusione, ma grande giocata, grande spunto del numero 10. Subito i drive dall'altra parte. Di fatta la palla arriva a Schimmenti che prova il destro. Alto.
parla di Anello, di Galeotto, ma ragazzi Biagio Castelli è un giocatore totale. Gaeta trova Castelli piccione in scivolata, duro, si è fatto anche male. Mi ha messo il piede lì. Priolo rientrato nel frattempo, c'è Piccione. Ricco adesso tarda la pressione dell'Atletico. Skinment. Priolo rischia. Gioco non si è fermato, il fischia dall'altro campo. Ha rischiato qui Priolo. Aloisio avanza, prova la conclusione, murata da Castelli. Poi rimpallo, Valerio Leo, blocca facile. Vabbè, aspetta. Aspetta due minuti. Ragusa, Gaeta, Castelli. Occhio a pressione di fatta, Castelli manda il pallone in avanti, disturbato, là c'è campo per Meciri, può andare Meciri, allarga per di fatta che controlla, arriva anche Schimmenti, di fatta lo serve, Schimmenti la finta, manda il Barbareo Leo, ma Redman rimane in piedi e recupera un grande pallone. Poi di fatta un pareo su questo pallone. Rimessa al Raio, va a correggere Lucia. Di fatta si appoggia bene, può scaricare, lo fa male e allora Castelli rischiando un po'. Di fatta la palla è buona, Ricco non c'è fallo su Castelli che da terra lotta con Guerriera, ancora in mezzo a due, la riperde, vuole il fallo, poi Redman si lotta a centrocampo contro Schimmenti, poi Ragusa può uscire, rimane a terra Ricco ma si sta rialzando, la tecnica a campo, può andare Ragusa in mezzo, ha toccato prima. Oh, ma stai scherzando? Bianco si prende il giallo ancora per proteste. Dalla braccia questo fra Castelli e Ricco, dall'altra parte della telecamera, Bianco protesta con Lucia. Ora Gaeta che protesta. Riccardo Gaeta controlla, sposti il pallone su di fatta, fallo per Riccardo Gaeta che ha toccato la caviglia di Gaeta che sposta il pallone. Sul pallone Castelli. Però cosa hai dire a praticato di fatta? Forse l'ultima azione di questo primo tempo. Castelli lascia Redman. Parte Redman, basso deviato, Priolo non tocca, però è passato le gambe, ma Lucia non farà battere questo calcio d'angolo. Si va negli spogliatoi, cioè negli spogliatoi, si va a riposo col vantaggio di 1-0 per il Rayo Vallecano dopo 30 secondi. Vale il gol però di Fabio Bianco. Ce ne vediamo tra poco.
cari spettatori Fair Play, sono arrivato io adesso. Adesso ci sono io qua, un attimo solo. No, non facciamo vedere queste scene. Però sono appena arrivato io in campo. Tutto va bene. Un saluto agli amici di Fair Play. Un bacio. Parte. Secondo Fede. Tempo non posso più parlare come ho fatto poco fa mentre non c'era il risultato di 1-0 per il Rayo Vallecano. Assolutamente sì. Priolo si gira bene, Priolo che elude la pressione dell'Atletico, poi Spitaleri ottiene chiusura su Priolo. Si è fatto male Priolo cadendo, questo li passa in certo delle sue condizioni. Soccorso da parte di Castelli, che ricordiamo fa parte del nucleo infermieristica. Di questa Vallecano che a quest'ora del primo tempo era andato in vantaggio col gol di Bianco. Ma puoi chiedere dopo 40 secondi quanto è passato? Sì. Piccione trova Bianco che si è smarcato bene alla pressione. Ancora Bianco si accende, gran recupero palla di Castelli non completato, rimpallo con la palla che schizza su di fatta, gran chiusa di Spitaleri che difende molto bene sul numero 27 del Rayo. No, ricordate Spitaleri, bello spunto su Bianco, controllo ISO per prendere il fondo, non resiste ancora Spitaleri, poi Priolo cinturato a Spitaleri che esagera con la trattenuta di maglia. Spitaleri anche presto, il fallo è palese, punizione. Sì, Fede, strattonamento pesante da parte di Spitaleri. Non poteva arrivarci qui. Marco di Federico. Piccione. Con le stanze, col piattone, trova Bianco che stoppa e calcia subito. Posizione defilata. Fede! Di fatta tocca il pallone di Spitaleri. La vuole Valerio Leo per impostare. Poi invece in avanti di testa a Meciri, poi Bianco, Gaeta per pallone recuperato. Può andare ancora Gaeta contro Meciri, resiste molto bene. Poi lascia il pallone di Bianco, Castelli, contrasto. Qui Castelli forse con un fallo su Bianco, di fatto resiste Spitaleri, fallo da parte di Spitaleri, ma siamo al limite. Fla, vai tu, Fla! Ma siamo al limite. Di fa, lasciagli! Nel frattempo è rimasto anche Spitaleri a terra. No, lei. Iniziano. Bravo Lu! Il pallone è proprio Bianco. Rayo forse per un giallo. No, dai, no. Fa morire questa cosa. Parte Bianco! Barriera, poi di fatta! Ha alzato la gamba, colpito erroneamente Ragusa, si è fatto male Gaeta, forse una pallonata mentre in barriera. Oh, cavolo, c'è nessuno dietro! Corner per il Rayo, dopo la punizione adesso anche il corner. Priolo di fatte Meciri in aria, rimorchio Piccione, Bianco morbido, pallone in aria, l'ho toccato Redman per levarlo alla distanza di fatta. Donato è fuori dai pali! Come Spitaleri mercoledì sera, Donato recupera la posizione però. Tolto il cappellato Ragusa. Sta per fare gol ormai
titolato gol alla Macaluso e vinto il Puskas 2023. Bingo. Oh, se vado al bingo e vinco, al bingo, invece che gridare bingo come fanno tutti, grido aaaah! Aloisio. Il giornale. Palla a cercare Di Fatta che si appoggia a me su Spitaleri, può girarsi Di Fatta che aspetta il sessione di Piccione, però ospite è chiusa e poi Bianco, stop e destro, alto, sopra traversa. 4 e 20. Perché giusto di minuto. Gaeta che come quando non trova spazio ogni tanto si abbassa e sceglie di stare in difesa. Palla un'altra parte, Donato, uscita pronta. Bianco, lascia il pallone lì, il rimpallo ancora Bianco, scarica bene sul Piccione, Castelli commette fallo. Allora, i contenuti sono tre, ma non so chi siano. Allora, sono sicuramente Bianco, Karim. Sono quattro, sì. Bianco, Karim, Periraio. Poi se non sbaglio, Spitalerio e Castelli. Sì, sì. Aloisio, palla a cercare Di Fatta che lo tocca e Leo non trova la traiettoria. 2-0 per il Rayo Vallecano, non tocca Di Fatta ma disturba e sono i gol di Aloisio. Bravo Ale, raddoppio, raddoppio di Alberto Aloisio che segna anche nel giro di Champions con il Rayo, l'ha segnato nella regular season con un gran gol. Adesso ritrovo il gol, ormai è abbonato sporadicamente al gol. Porco testata di fatto questa cosa. L'hai visto che cazzo che... Siamo a 6, un minuto. Spitaleri, pallone in verticale, Priolo e poi Bianco. Bello l'appoggio su Mejri per la che ha sbattuto la rete, quindi rimessa per Rayo Vallecano. Rimessa per Marco Gaeta che deve conquistare il finale. La centrocampo dicevi tu. Spitaleri, palla che è uscita sul primo controllo. Bianco mette la punta, anticipa Castelli. Aloisio per spingere la pressione di Castelli, Di Fatta appoggia su Bianco, bella la finta, Redman che la recupera ancora Bianco, passa su Gaeta, fallo al limite e arriva il giallo anche per il 17. Punizione dal limite dall'altro, Mattonella, grande spunto di Bianco che non ha mollato su questo pallone. Gaeta era scivolato per anticiparlo ma Bianco è una freccia, anticipa e si procura un calcio di iniezione. Quanto stai là? Vero? No, giallo ancora! Chi? E Bianco ci riproverà. Sì, lo so, però mi scantavo. Sì, anche a due poi. Ma si Ma non ho parte Flavio Bianco! Ha toccato la barriera, c'è calcio d'angolo. Fai stazione e cambio. Schimmenti batte il corner, sale anche Priolo, pallone invece arretratissimo per Aloisio che vuole metterlo giù, pallone altissimo, Leo disturbato da Bianco, palla in attacco. Spitaleri ricoccia a sfilare. Vediamo che facciamo. Babau, stand up. Ciao ciao, bella. Tiro sempre quei cavalli ma non sono in sella. Rinvio di Donato a cercare Bianco che sta facendo la punta. Mejri si appoggia per l'arrivo di Piccione. C'è anche Schimmenti, intercetta Spitalini, non c'è nessuno a raccogliere, solo Priolo. Comunque io c'ho i guanti se volete. Arriva qua, arriva qua! Duo. Donato. Pallone centrale. Tasci. Tasci. No, tasci. Ma lo leggo questo spingo, l'avevo leggito. Sento che potessimo provare la maglia, non di sopra. Gaeta. No, non era quello. Ancora Gaeta, questo è un altro. Ragusa. Stai qua, Fly, stai qua. Minchia, mi sento qua da lì. Cristian Spitaleri. Marco Gaeta.
Adesso il Raio a difendersi, a stare annicchiato nella propria metà campo. Ragusa alza il pallone, piccione di testa sul disturbo di Castelli. Poi Schimmenti sulla linea laterale contro Castelli, la palla uscita. La rimessa è stata. Fanno pallo. Ah, ma sta dicendo vero. Spida. Via. Oh, vai piano, minchia. Ti stai ammazzando, sei nato. A posto, re. Piccione all'indietro, tanto rischiosa. Oh no! Questa palla Ricco l'aspetta. Arriva Redman in pressione, Ricco se la cava e poi sbaglia. Però la rimessa regalata da Diego di Madrid. Redman scarico su Castelli, che prima di inventare prova la conclusione. Ha toccato Ricco, rimessa tra le per il Madrid. Ragusa in mezzo, Donato anticipa Castelli. Bianco aspetta l'arrivo di Meciri, che prova a allargare ancora per Flavio Bianco. A Leo spiazzato, manda alto. Buona occasione questa per il traggio del Rai. Redman deve accendersi anche lui, se l'Atletico deve avvicinarsi. La cosa batte rapidamente, Gaeta tutto regolare perché la palla era ferma. Redman la sposta e calcia, c'è il muro. Atletico sale di giri. Spitaleri, rimessa lunghissima a cercare Andrea Spitaleri, che ci mette la testa. Difficile controllare questo pallone. Undicesimo minuto, 2-0 Raio, che era doppiato. Col gol un po' rocambolesco di Aloisio. Schimmenti. Piccione. Priolo, palla scomoda, Spitaleri conquistata. Poi Marco Gaeta contro Meji, resiste. E poi Redman. Ancora Redman, deve accendersi lui, la finta su Meji, non passa, si corre in pallo, ricomincia da Cristian Spitaleri. In appoggio c'è ancora Redman, arriva la pressione di Meji. Ancora Cristian Spitaleri, sbaglia il rinvio col chiudo d'appoggio. Sbaglia l'appoggio Schimmenti, rimessa tra di voi. Gaeta, Ricco bravo, il Rai guarda rimasto sul terreno, sarebbe da essere Andri. Andri, arriva, sono richiamato Spitaleri, rischio. Priolo, Ricco, occhio alla pressione di Spitaleri, poi Priolo, servito bene per uscire. Si prende tempo, trova Bianco, raggiunto a Redman, Bianco passa molto bene su Spitaleri, Bianco allarga per Meciri e poi Bianco non arriva. È intervenuto col ginocchio praticamente Valerio Leo, che tiene a galla l'Atletico. Redman però torna in centro, al centro, tocco di Meciri. Schimmenti a campo, arriva Bianco, Schimmenti lo ignora, Spitaleri con l'intervento sul pallone. Ancora Spitaleri, altra parte arriva Redman, Spitaleri va al cambio di lato. C'era Spitaleri che ha dato il cambio a Castelli. Cambio fatto malissimo. Metà tempo se n'è andato. 13. Donato, pressione di Castelli, Donato rinvia. Ragusa, Redman, la pressione di Ricco che tiene in cambio palla, poi Redman grande prova di recupero, la palla che è ancora in campo, ancora buona. Gaeta, palla a cercare Gaeta che si appoggia su Priolo, allontana Piccione. Bianco di petto, palla corta, si intromette Redman, si tira in palla, alla fine lo vince Bianco. Schimmenti raccoglie, una sorta di Ronaldo Cioppa a rientrare. Ancora Schimmenti, ragazzi per favore, Lele. Piccione, Schimmenti, rilassa il palleggio in Raio. Schimmenti vuole un movimento, poi si appoggia corto all'indietro su Gabriele Priolo. Elude la pressione di Castelli, apre su Ricco. Un'altra grande prova del Raio che con pazienza
vuole prendere tre punti, ma l'Atletico non molla mica. Schimmenti, punta Gaeta, si accentra, poi allarga per Piccione che non calcia, va ancora al limite, Ragusa chiude, rimpallo, l'Atletico non riesce a uscire, pallone che spiove, Schimmenti contro Redman, salta Ragusa che non molla, Castelli, non si capisce niente, alla fine Ricco è bravissimo, risolve questa situazione. Schimmenti, era sotto gli occhi e luce questo contatto. Schimmenti si accentra, finta su Castelli, sei di finta del 70 che aspetta un rinforzo, ancora Schimmenti si accende, colpo di tacco di Bianco, poi Ricco ancora, non la perdi il Raio, Ricco al limite, non passa su Castelli, ma il Raio rimane in possesso, tanta confusione, ma il Raio ancora attacca con Ricco che si accentra, può calciare, lo fa, c'è il muro atletico, scendiamo ragazzi, siamo tutti là, dai, poi escono, scendiamo Gaeta, non recupera la Schimmenti che ha prestato male. Priolo rischia, è buona finta su Andrea Spitaleri. Piccione arriva qua, va indietro da Donato. Schimmenti, opzione centrale scelta bene da Donato. Schimmenti apre su Meciri, ne ha due addosso, si appoggia su Piccione. Adesso si prende la fascia sinistra, Schimmenti passa con rimpallo, poi Gaeta chiude. Ragazzi, questo è attaccato. Siamo a 16. Calma, calma, giochiamo al calcio. Priolo. Ricco. Priolo. Tempo. Mancano 9. Schimmenti, destro sinistro grande finta, poi triplicata addirittura Schimmenti che fa sedere Gaeta. Ancora Schimmenti, la tiene incollata al piede come un professore. Karim per Flavio Bianco, torna da Meciri, controllo, guarda la porta, invece aspetta e trova la conclusione di Flavio Bianco sotto la traversa e il Raio va sul 3-0, doppietta di Flavio Bianco, è tornato e si vede. Ma che cos'è? Fede, ma che cazzo di gol ha fatto? Porca puttana. Spitaleri. Picca, devi salire, picca. Non ti preoccupare. Cerca la conclusione. Oh, che fa? Ho detto tu passaggio. Ho detto io che ho fatto momento. Tasse, vabbè, cagiamo su Dio. Noi ci. E si è virtualmente messo la quinta, o meglio, messo la terza. Bianco, fallo, di Ragusa. Schimmenti prova subito, colpito Castello. Priolo. Donato regala il pallone. Da Luisio, lo trova molto bene. Però Luisio torna dietro. Tanto il Raio, Priolo. Ancora, ancora, ancora. Ricco. Sta sendo Luisio, c'è anche Schimmenti in appoggio, servita via per signora Cusa. Schimmenti con l'esterno. Priolo e non Luisio. Di fatta. Lo abbraccia Spitaleri, di fatta contro due. Lo chiede molto bene Spitaleri. Mancano 8. Redman. Brecca bene l'azione, poi Spitaleri e Redman. Doveva accendersi per far riaprire la partita l'Atletico. Eccolo, Gabriele Redman dopo lo scambio con Spitaleri. L'Atletico è in partita e ci saranno 7 minuti di fuoco. Viaggio. Mancano 6. Redman contro Ricco, resiste Redman che si gira, frappassa e non riesce. Poi riprova il libero Redman. Gaeta. Cristian Spitaleri. Castelli. Rientra, non va da Gaeta, sceglie ancora Redman che può inventare in mezzo a due. Redman non molla ancora con rimpallo. Poi Castelli, Ricco. C'è fallo su Castelli. Avanti Luca!
cazzo. Non fa una cosa. Posizione. No, più altro Estesivamente la Vicenza a barriera e lui ci va a correggere a Felipe la barriera davanti. La 6 sul pallone. Se bisogna riuscire al centro, una gran giocata, una grande conclusione. Parte Castelli, Donato. Un traiettorio. Zio, zio. Spitaleri al volo, manca il bersaglio per Redman, evitato la rimessa. Ma qui ci possa stare. Spitaleri. Bella l'anticipo su di fatto. Spitaleri, class 2008. Uno dei giorni più prettanti di storia. Guarda, di fatta ancora contro Spitaleri, fenomenale. Ragusa, Redman, Ragusa si appoggia su Marco Gaeta, palla arretrata, Gaeta riesce a scodellarli in avanti. Andrea Spitaleri, Redman rientra sul destro, lo prova alto. Troppo spazio qui per Redman, che per fortuna del Raio non ha azzeccato la conclusione. E di fatta si sta un po' troppo con di fatta. Raga. Giallo per Spitaleri il suo posto. Adesso Spitaleri ha già ammonito e la devo rimanere un in mezzo. Marco Redman, uscito Marco Gaeta per Riccardo. Redman, bella giocata qui solo Isi, ancora Redman non molla, poi Ricco tocca il pallone quanto basta, ancora Redman scarica su Ragusa che arriva, può calciare, deve liberarsi per il destro e colpisce Messi, può partire di fatta che allarga per il numero 8, tra troppo lungo. Chi c'è contro Castelli, rimessa per l'Atletico. Attua rapidamente Spitaleri, ancora in disturbo con Ricco che lascia da Loisio. Schimmenti, sbilanciato in arriva. Poi Redman avanza, Redman prova il sinistro. Addossa Loisio. Quanto? Animi tesi in questo finale di gara, vediamo. Spitaleri palleggia, cerca il sombrero su Ricco, deve calciare Spitaleri, calcia, deviazione per Ricco, calcio di rigore per l'Atletico di Madrid. Braccio largo di Ricco che non è riuscito a chiuderlo. Calcio di rigore per l'Atletico. Che rimessa battuta? Che rimessa battuta, hai visto? Ah, non lo so. Questo è rigore però. Ah, è attaccato così, cavolo. C'è il bar? Non c'è. C'è? Perché era messo così. È rigore questo. Sì. C'è il rigore messo ha fatto così. Vedere live. Giallo nel frattempo per di fatto. Ha preso comunque la sua decisione Lucia. Lo vedremo open bar settimana prossima, ma da qui sembra calcio di rigore, manco due. E Castelli ha l'opportunità di portare l'Atletico sul 2-3. E di riaprire totalmente la partita. Castelli! Potente centrale
Donato si tuffa, l'Atletico fa 2-3, riapre la partita e adesso c'è un finale di fuoco. L'Atletico non molla mai, anche senza Spitaleri, espulso poc'anzi. Oh Luca, devi stare in difesa, devi tornare. Aloisio. E tu arrivi. Di fatta, Schimmenti. Lo raggiunge Castelli, Schimmenti resiste ancora alla pressione numero 10. Non molla Schimmenti, lo butta giù. Oh, al contrario! Al contrario, via! Via! Come fa a tirare al contrario? Via, va bene, dai! Bravissimo, secondo me! Via, braccia live! 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 Aloisio calcia a giro Leo in due tempi. Torna Luca! E come abbia soltanto solo la cerca di fatta. E adesso finale clamoroso. Mi sono pure scoprire la scoreboard 3 a 2 risultato. Redman rientra su di fatta. Gaeta può andare. Vediamo se c'è qualcuno compagno in verticale. Gaeta sterza e ricomincia. Da Ragusa. La Deco cerca l'assalto finale. Ancora il 69. Cerca Gaeta e si è liberato a sinistra. Ragusa fa il centrale, palla in verticale, cercare Spitali, tocca Ricco. La palla può per Redman, imboccata Aloisio, stavolta col braccio attaccato. Si riparte da Leo. Teoricamente 3 secondi alla fine c'è il recupero. Ed eccolo qui, 2 minuti. Castelli anticipa Bianco, non deve intestardirsi Castelli, che deve giocare il pallone. E lo gioca su Redman. Avanza Redman. Prova a dialogare con Spitaleri. Triangolo, Gaeta al limite. Gaeta! Sul fondo! A centimetri al pareggio Atletico di Madrid. Pallone fuori di un nulla, ma l'Atletico è ancora vivo perché c'è ancora uno e mezzo a giocare. Palla verso di fatta che si appoggia stolta su Ragusa. È cambiato il duellista di fatta. Ragusa terra bianco, resiste Ragusa e se ne va. Brecca l'azione Ragusa, ripartenza Madrid. Redman Donato in due tempi, in controtempo fa una gran parata, Redman stava per risolverla. Anche in 6 contro 7. Braccia in alto che trova Schimmenti contro l'11. Dove lo trovo io, ragazzi, per favore. Schimmenti si gira. Schimmenti prova a passare contro Gaeta, che lo contiene molto bene senza fallo. Si gioca Bianco, Leo. E allora forse ultima azione partita. Leo esce alla porta, cerca il dribbling su Flavio Bianco. Allarga su Redman. Fallo di rifatta. Punizione. Vediamo qui. 40 secondi. Ci sono 40 secondi. Si separano l'Atletico dal pareggio. Parte Castelli che cerca la porta, ha trovato la conclusione senza senso e finisce qui. Vince il Rayo Vallecano, che non perde nonostante un grande Atletico di cuore, nonostante le espulsioni di Spitaleri. Vince il Rayo Vallecano, lo fa per 3-3.